Anche il Consiglio regionale d'Abruzzo ha voluto manifestare la propria gratitudine a quanti, ricoprendo un incarico istituzionale, si sono distinti per l'impegno profuso ed il ruolo ricoperto nel 2009. A Gianni Letta, all'epoca sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri, Guido Bertolaso, capo della Protezione Civile, Franco Gabrielli, prefetto dell'Aquila, Gianni Chiodi, presidente della Giunta regionale, Massimo Cialente, sindaco dell'Aquila, e Stefania Pezzopane, presidente della provincia dell'Aquila, il Consiglio regionale ha voluto consegnare un riconoscimento ufficiale. Parlando proprio della tragedia di Parigi, della cattedrale di Notre Dame divorata dalle fiamme, lei ha ribadito come spesso nelle emergenze ci sia sempre qualcuno pronto a criticare il lavoro dei vigili del fuoco e di chi opera nell'emergenza. Beh, lo sappiamo bene, prima pensavo che fosse solo l'Italia un paese di commissari tecnici, ma evidentemente mi sbagliavo, ci sono anche altri personaggi in giro per il mondo che pensano di essere dei totologi e dei commissari tecnici, perché abbiamo visto che mentre c'era in corso lo straordinario lavoro dei vigili del fuoco francesi e di Parigi, che sono riusciti a contenere una situazione che secondo me probabilmente rischiava di far perdere completamente la cattedrale di Notre Dame, c'è qualcuno che si è messo lì a dare delle informazioni, dei suggerimenti, fate presto, come se i vigili del fuoco avessero bisogno di qualcuno che dicesse dovevano fare presto. Intanto il presidente della giunta regionale, Marco Marsilio, ha convocato per martedì prossimo una riunione del tavolo della ricostruzione aperta a tutti gli attori coinvolti e ai parlamentari. Purtroppo non si è conclusa anche perché ne abbiamo avuti altri di terremoti e quindi si è aggiunto danno al danno e questo insomma ci obbliga ad essere ancora molto in prima fila, in trincea rispetto a questo tema. Stiamo dedicando le nostre energie a risolvere la questione, attendiamo ormai da qualche settimana, il governo ha annunciato insieme allo sblocca cantieri l'inserimento di norme sul sisma che consentiranno soprattutto nella conversione in legge del decreto di poter inserire quello che ancora manca. Ci siamo come regioni insieme alle altre regioni del centro Italia presentati al governo con un pacchetto di interventi che riteniamo assolutamente indispensabili, quindi spero che il governo abbia da questo punto di vista l'umiltà di raccogliere dal territorio le proposte che servono a darci finalmente la forza per poter andare avanti con velocità.